Iniziamo dai campioni in carica. Top Dancing Latina. Numero 6, Yuri Pacoli. Numero 9, Gianmarco Campagna. Numero 5, Davide Pinna. Numero 7, Matteo Piovesan. Numero 4, Davide Milani. Numero 8, Andrea Terenzi. Numero 2, Enrico Rosati. Numero 11, Domenico Pacoli. Numero 10, Stefano Petitti. Numero 1, Cristian Carpiuz. Marco Terenzi, Simone Seccafien. Adesso è il momento di Villa Meravigliosa. Si parte con il numero 1, Mario Sestili. Numero 77, Quirino Marconi. Numero 5, Massimiliano Garofalo. Numero 7, Luigi Di Giorgio. Numero 10, Simone Matozzo. Numero 11, Michele Virgilio Di Pastena. Numero 6, Giovanni Di Trapani. Poi bisogna prendere il minutaggio per fare l'alze. Numero 9, Gabriele Zanutto. Numero 4, Clemente Palmieri. Buonasera e benvenuti al campo sportivo dell'Agora Fitness, è l'attesissima finale edizione 2014 dell'Inghi Callen. E sono già schierate al centro del campo le due formazioni che si sono guadagnate il diritto a giocarsi questo atto finale e sono Villa Meravigliosa e Top Dancing. Andiamo velocemente con... È tutto pronto dunque per dare avvio a questo match, la finalissima dell'Inghi Callen 2014. Partiti, fischio d'inizio e adesso si fa sul serio, signori. Calcio di punizione che viene adesso battuto dalla formazione di Villa Meravigliosa, il tiro in porta e la traversa, mamma mia che occasione per la formazione di Villa Meravigliosa con Matozzo. Vediamo se riuscirà a lasciare il segno, nel frattempo c'è Terenzi che mette dentro il pallone, il gol è realizzato proprio da Terenzi, il pallone è stato messo dentro da Bacoli, bellissima penetrazione da parte del numero 11 della Top Dancing, è arrivato il tap-in vincente da parte di Terenzi che era ben appostato al centro dell'area. Matozzo, ancora Matozzo, il tiro e la parata meravigliosa da parte di Carpiuk per Yuri Bacoli. Sventagliata il destro da parte di Terenzi, che bella azione da parte della Top Dancing. Si aggiunge anche un uomo di Villa Meravigliosa adesso in barriera, parte Zanutto, il tiro e la grande risposta da parte di Carpiuk, ancora una volta posizionato meravigliosamente, ancora Carpiuk, magnifico, che portiere signori, sta parando di tutto. Petitti, se ne va Petitti in velocità, prova Petitti, destro improvviso, parata da parte di Sestili. Battuta Simone Matozzo. Tre uomini in barriera, parte Matozzo, il tiro, palla che passa in mezzo alla barriera, clamorosa ingenuità da parte del muro della Top Dancing, questa volta Carpiuk davvero non poteva farci nulla. Adesso c'è una buona chance per Villa Meravigliosa, parte uno contro uno, il giocatore con la maglia numero 6 di Trapano, ancora eccellente la lettura di Carpiuk. Attenzione, subito Villa Meravigliosa in avanti e c'è l'atterramento e addirittura il calcio di rigore. Vediamo a questo punto se Carpiuz riuscirà a neutralizzare il sinistro del giocatore avversario Di Giorgio, che invece trasforma, rigore battuto in maniera esemplare e vantaggio da parte di Villa Meravigliosa. Proprio all'alba della ripresa arriva il gol di Giorgio, riparte da quest'altra parte Di Giorgio. Di Giorgio, se ne va Di Giorgio, elegante Di Giorgio, uscita di Carpiuz. Palmieri, va a vuoto Terenzi e c'è il gol da parte di Matozzo, ha indovinato il jolly Matozzo, ha tirato fuori una soluzione clamorosa, diagonale imparabile per Carpiuz, concretizzata, Bacoli dentro e c'è la conclusione da parte di Piovesan, questa volta è stato bravissimo Sestili a negargli lo specchio della porta. Rincorsa da parte di Petitti e poi uno schema ben congegnato. Yuri Bacoli ha provato
a pizzicare sul primo palo, ma Cecili è stato attento. Poi il risultato, deve stare attenta alla top dancing, però a esporsi a questi contropiedi micidiali, ed è ancora un sinistro fulminante di Matozzo a portare Villa Meravigliosa sul 4-1. Matozzo continua a segnare senza soluzioni di continuità, partorire queste soluzioni violente e precise. 4-1 per Villa Meravigliosa. Yuri Bacoli sulla destra, Rosati prova a prolungare il pallone per Campagna, ha tentato di superare con questo pallonetto, tocco morbido, il portiere Sestili. Ancora Terenzi, non riesce a trovare lo spazio per tirare in porta. La difesa di Villa Meravigliosa questa volta però non può far nulla di fronte a questo destro violento da parte di Yuri Bacoli, che porta dunque il match sul 4-2 quando mancano meno di 7 minuti alla conclusione. Calcio di punizione a favore della squadra di maglia bianca, cioè il solito Matozzo. Attenzione a Matozzo, il tiro è stato ribattuto proprio dal proprio compagno di squadra. Ancora Bacoli di tacco per Rosati, una serie di finte da parte di Rosati, bicicletta di Rosati improvvisa, che numero da circo da parte di Rosati, che per poco non segna un gol da fantascienza. Adesso c'è Rosati che perde il pallone, attenzione a Matozzo, il sinistro, è una sfida personale con Carpiuz che poi interviene. Rosati, il palo colpito da Rosati, ribattuto, finisce qui, finisce dunque con il successo da parte di Villa Meravigliosa, che si impone grazie a un superlativo Matozzo.